Io sono Samuele Davide Molli, un ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano. Ho collaborato con la ricerca sponsorizzata da FAI CISL e gestita anche dal Centro Studi Confronti. Abbiamo in questa ricerca studiato il contributo della forza lavoro di origine straniera nel settore dell'agroindustria. Per quanto riguarda la mia ricerca, io mi sono concentrato sulla provincia bergamasca e nello specifico nella bassa bergamasca perché in questa zona si osserva una concentrazione importante di cittadini stranieri, in particolare indiani, di religione Sikh. Il loro contributo emerge come fondamentale per quanto riguarda il settore dell'allevamento della mungitura. Nel corso del tempo, negli ultimi 2 decenni, si è consolidata quindi una nicchia occupazionale etnica che ha contribuito allo sviluppo, all'allargamento di questa filiera. Ricordiamo che l'allevamento da latte e la mungitura è uno dei comparti, una delle filiere più importanti dell'agroindustria lombarda e possiamo anche osservare che quasi il 50% del latte prodotto nella pianura padana e molto di questo nella provincia bergamasca. Il loro contributo, come ho detto, emerge come fondamentale, ma il nostro studio ha portato anche l'attenzione luci e ombre. Quello che manca è uno scatto verso un pieno riconoscimento anche in termini di diversità culturale e religiosa. Credo che accompagnare, studiare e migliorare anche la partecipazione di queste persone, sia all'interno del sindacato che nello spazio pubblico, possa essere un contributo fondamentale. Su questo punto il sindacato si sta impegnando cercando di migliorare questa esperienza di cittadinanza economica, potremmo definirla. La nostra agricoltura da anni è interessata da una forte immigrazione. I lavoratori dell'agricoltura, più della metà, sono lavoratori di origine straniera. È iniziata con, diciamo, la bassa, i mungitori che erano tutti indiani, ma poi anche per quanto riguarda l'insalata, per quanto riguarda le coltivazioni in generale e anche per i lavori stagionali, molti dei lavoratori sono immigrati. Quello che vogliamo fare noi come CISL sostanzialmente è affrontare questo fenomeno, che tra l'altro non riguarda più solo l'agricoltura, ma anche la logistica, l'edilizia e altri settori, e farci carico anche nella nostra provincia, come accogliere queste persone, come creare i servizi per l'accoglienza e come integrarle. Questo studio che è stato fatto a livello nazionale della nostra categoria, la FAI, che rappresenta gli agricoli, è uno studio importante, approfondito, serio, che serve per mettere in campo le strategie dell'accoglienza e lo rivolgiamo anche alle istituzioni del territorio. Sono presenti il sindaco e il presidente della provincia. Questo è l'intento che ci poniamo come CISL Bergamo e come FAI a livello nazionale e a livello locale.